contra Golasso. Inverno, al primo tempo siamo passati poi, non dico al paradiso, però a respirare ancora l'aria buona. No, abbiamo buttato sul campo tante risorse, grandi risorse morali, soprattutto anche di consapevolezza, di autostima. Al fischio di chiusura di De Marco, un lungo interminabile abbraccio liberatorio. La vittoria su Livorno scaccia molti fantasmi e consegna a Chievo 3 punti importantissimi sulla strada della salvezza, ma quanta fatica e quanta paura, soprattutto dopo l'arrembante avvio gialloblu senza esito e la doccia gelata del vantaggio livornese firmato Lucarelli, gol numero 99 con la stessa maglia come quello che porta sulla schiena, e dopo il palo di Coppola che il capitano del Livorno spedisce nel sacco ma da posizione irregolare. Il Chievo scricchiola, soffre a centrocampo, soprattutto sulle veloci ripartenze dei toscani. Del Neri toglie i brighi, dentro Malagò, Luciano, partito difensore di destra, spostato più avanti. Il Chievo preme, ci provano un paio di volte Mantovani di testa e Obinna da pochi passi. Amelia chiude la porta. Ma non può farci nulla quando Pellissier, in avvio di ripresa, pareggia il conto. Ancora un intervento decisivo su Semioli, poi sale in cattedra il suo dirimpettaio. Lorenzo Squizzi, almeno 5 prodezze a ripetizione tra l'undicesimo e il 26esimo per tenere in linea di galleggiamento la barca giallo blu presa di mira da tutte le posizioni, prima Cesar, poi Coppola e Filippini sulla ribattuta, non si passa, poi ancora su Filippini e infine su Lucarelli con l'aiuto della traversa. Erano fondamentali i 3 punti, siamo riusciti ad ottenerlo nonostante abbiamo passato magari momenti difficili durante la gara. Importante in questo momento è il collettivo e quindi le prestazioni singole sono messe a disposizione della squadra e, ripeto, importanti sono i 3 punti. Del Neri ha appena tentato l'ultima carta, dentro Bogdani per Semioli, angolo di Luciano e opla, la capocciata da 3 punti è servita. La strada per la salvezza è ancora lunga, ma intanto, se qualcuno se ne fosse dimenticato, su quella strada ci siamo ancora anche noi, esclama arrabbuiato Nando Orsi, lasciando il Bentegodi.